Discriminazioni, difficoltà di rivendicare il diritto al lavoro, percorsi tortuosi di emancipazione femminile. Questo è uno spaccato che appartiene storicamente alla realtà delle donne del Gargano, evidenziato nel forum svoltosi al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia. Le donne si raccontano, parlano delle loro percezioni, delle situazioni, delle discriminazioni, delle violenze, ma anche dei punti di forza che non sono mancati né oggi né nel passato. C'è ancora molto da fare perché ci sono gli stereotipi ancora di genere che frenano. Il progetto Tracce del nostro cammino, le donne del Gargano si raccontano, è finanziato dal Consiglio regionale della Puglia. Obiettivo è la realizzazione di progetti culturali che consentano la comprensione della dimensione della disparità tra i generi e il superamento degli stereotipi. Ci sono delle differenze ed è molto importante che i nostri ragazzi, ancora una volta maschi e femmine, ne siano assolutamente consapevoli. La consapevolezza è davvero tutto, la dignità umana innanzitutto e poi sì, declinata in un senso o nell'altro rispetto anche ai ruoli che in fondo ci impone la società. Quante difficoltà hanno le donne del Gargano nel rivendicare i diritti al lavoro e la propria realizzazione lavorativa? Allora, le donne del Gargano innanzitutto rappresentano quello che sono tutte le donne di Capitanata, le donne del Sud, perché è proprio una questione di cultura, cioè di innovazione. Se non si cambia la cultura, il modo di pensare, allora sì che la donna potrebbe riuscire nella sua condizione lavorativa.